Voi non mi vedete, ma io sì. Sono Stefania, un membro dell'ART, e piuttosto di fare lunghi discorsi e tanto bla bla per presentarvi la nostra associazione, voglio farvi vedere cosa fa l'ART e cosa facciamo noi volontari. Così capirete meglio. E se un giorno avrete bisogno del nostro aiuto, saprete chi siamo e dove trovarci. L'associazione Paolo Parra per la ricerca sulla terminalità è un'associazione di volontariato fondata nel 1997 dalla dottoressa Amanda Castello. Ha sede alla Bagnata di Bettola, in provincia di Piacenza, e svolge il suo operato in tutta Italia. L'ART da più di 10 anni aiuta il malato grave che non può più guarire e i suoi cari. Forma il personale curante e i volontari di accompagnamento. Sostiene i più giovani che affrontano emozioni difficili. Sensibilizza ed informa la popolazione sull'hospice e le cure palliative. Supporta le persone in lutto. Promuove la qualità della fine della vita. L'ART è membro della Federazione Cure Palliative, FCP, che raggruppa 61 organizzazioni no profit in Italia impegnate nella difesa dei diritti del malato inguaribile. L'ART è l'unica nella provincia di Piacenza. Le associazioni che fanno parte della FCP rispondono a precisi requisiti a garanzia della serietà del loro operato. Scopriamo insieme più da vicino l'attività dell'ART. L'ART è accanto alle persone che affrontano la difficile esperienza di una malattia grave che diventa inguaribile e offre diverse forme di sostegno. Ascolto individuale, incontri e percorsi di scrittura terapeutica e narrazione. Informazioni e messa in rete con servizi di terapia del dolore, cure palliative e associazioni di volontari di accompagnamento. Come ci sentiamo quando una persona che amiamo è gravemente ammalata? Male. Forse ci sentiamo abbandonati, persi, tristi. L'ART sa quanto sia indispensabile sostenere la famiglia e gli amici in queste situazioni, far capire l'importanza della loro presenza e affetto, aiutarli nella gestione degli aspetti pratici della malattia, e sono tanti. Soprattutto li aiuta ad accompagnare al meglio la persona che amano. In concreto, cosa fa l'ART per le famiglie e gli amici? L'ART si occupa della formazione del personale curante e dell'assistenza, cioè medici, infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, fisioterapisti e anche dei volontari di accompagnamento. Realizza corsi, conferenze e giornate di studio in sede ma anche fuori, presso hospice, ospedali, case di riposo, associazioni di volontariato, biblioteche, scuole. Le proposte formative dell'ART non sono solo per gli specialisti, ma anche per tutti coloro che vogliono saperne di più o prepararsi ad un evento difficile. Lo sapete che l'ART è stata la prima associazione in Italia ad immaginare e a realizzare progetti per l'aiuto ai più piccoli? Forse non mi credete se vi dico che molti giovani ci vengono a trovare alla sede dell'ART. Eppure, è vero. Conosciamo tante tecniche per condividere le emozioni difficili collegate alla malattia grave o alla perdita di una persona che amiamo. I ragazzi e le ragazze che non riescono a venire ci chiamano o ci mandano una mail. Possiamo dargli una mano, anche così. Insieme è più facile. E poi c'è Padì. La conoscete? No? Ma com'è possibile? È famosissima! Chiedo allora di presentarvela. Ciao a tutti! Il tuo nome è un po' strano, ci vuoi spiegare perché ti chiami Padì? Il mio nome è Padì ART. Pa come parole, di come discrete. E qual è il tuo ruolo? Io vado nelle classi ad ascoltare le sofferenze dei ragazzi.
E finora quanti ragazzi hai conosciuto? Ne ho conosciuti tantissimi. Sono partita da Piacenza, sono arrivata a Novara, a Milano e poi a Taro. E tra un po' credo proprio che partirò per Roma. E quando vai nelle classi, da chi sei accompagnata? Sono accompagnata dall'equipe. Beh, innanzitutto il progetto è stato ideato dalla dottoressa Castello e quando vado nelle classi mi accompagnano le formatrici dell'ART, che sono Lucia Tagliaferri, Francesca Volta e Chiara Marenghi. Ma non credo che adesso sia più compito mio spiegarvi di queste cose, quindi lascio la parola ai ragazzi. Ciao a tutti! Ci sono fatto capire che qualcuno ci ha considerato veramente come ragazzi, però che non solo gli adulti possono parlare del dolore, ma anche i ragazzi di avevamo 15 anni potevano provare del dolore, quindi emozioni. Cioè che il nostro dolore non è inferiore a quello di un adulto, di un anziano, è sempre dolore comunque. Non vi fa venir voglia di invitare Padì nella vostra classe? Basta chiamare l'ART. Oltre a Padì, l'ART fa un sacco di altre cose. Ma non ho il tempo di raccontarvele adesso, però potete visitare il nostro sito e il nostro simpatico blog per saperne di più. Ah, siamo anche su Facebook. Diventiamo amici, se vi va. Sapete che giorno è oggi? L'11 novembre, l'estate di San Martino. Bravissimi. E sapete che l'11 novembre è la giornata nazionale contro la sofferenza inutile della persona inguaribile? La giornata è stata scelta 11 anni fa dalla Federazione Cure Palliative FCP per focalizzare a livello nazionale l'attenzione sulla lotta contro il dolore e la sofferenza inutile. Il dolore è utile solo ed esclusivamente come campanello d'allarme. Così come un campanello non può suonare in continuazione, il dolore deve essere fermato. La data dell'11 novembre è stata scelta perché si riallaccia alla leggenda di Martino. La conoscete? C'era una volta, più di 1500 anni fa, un giovane soldato della Pannonia. La Pannonia era una provincia dell'Impero Romano che comprendeva la parte occidentale dell'attuale Ungheria. Il soldato si chiamava Martino. Un giorno su quel cammino incontrò un vecchio, sfinito dalla pioggia e dal freddo. Voleva dargli una mano, così tagliò il suo mantello con la spada e gli offrì la metà per proteggersi. Dopo quest'atto generoso, all'improvviso il tempo mutò. Il cielo si schiarì e l'aria si fece incredibilmente mite. Era nata l'estate di San Martino. Così Martino è diventato il patrono delle cure palliative. Ma forse non sapete cosa significa palliativo. Viene dal latino pallium. Chi di voi studia latino forse lo sa. Pallium vuol dire mantello. Il mantello avvolge, protegge, da sicurezza. Così come il mantello di Martino avvolse il bisognoso, le cure palliative prendono in carico tutti i sintomi della persona malata, occupandosi di tutti i suoi bisogni, dandole sostegno, protezione, dignità e qualità di vita. Secondo la definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, le cure palliative sono infatti la cura attiva totale dei pazienti la cui malattia non risponde più ai trattamenti curativi. Il controllo del dolore, di altri sintomi e dei problemi psicologici, sociali e spirituali è di fondamentale importanza. Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita per i pazienti e le loro famiglie. Le cure palliative sono erogate attraverso una modalità detta a rete, che segue il principio della personalizzazione dell'assistenza, cioè l'assistenza viene costruita per rispondere ai bisogni del malato e della sua famiglia. Così le cure palliative possono essere erogate direttamente a casa della persona malata, attraverso l'assistenza domiciliare. In questo caso un'equipe di professionisti si prende cura del malato e dei suoi cari recandosi a casa, organizzando lì tutte le cure necessarie, essendo a disposizione 24 ore su 24 e provando a rispondere a tutti i bisogni ed esigenze, da quelle più semplici alle più complesse.
Se questo non è possibile, oppure se la persona seguita a casa ha bisogno di cure particolari che lì non possono essere fatte, c'è un posto speciale che si chiama hospice. L'hospice era il luogo dove i pellegrini si fermavano a riposare e a medicare le loro ferite per tornare in forza e riprendere, dopo qualche tempo, il loro cammino. Alcuni ripartivano, altri no. Oggi per hospice si intende una struttura molto simile ad una casa che accoglie le persone che non possono più guarire, ma che lì possono essere curate nel modo migliore. Spesso le persone si fermano in hospice per brevi periodi di tempo, una settimana, 15 giorni, per poi tornare a casa e riprendere l'assistenza domiciliare. Chi invece per vari motivi non può o non vuole essere assistito a casa può rimanere in hospice per periodi più lunghi. Tra gli obiettivi di un hospice, i più importanti sono eliminare il dolore e garantire la dignità della persona. Un'equipe professionalmente e umanamente preparata si prende cura della persona malata e offre sostegno e sollievo alla famiglia. In hospice le camere sono singole, hanno pareti colorate, tende alle finestre, una cucina e un bagno personale, una poltrona a letto per i familiari, una bacheca per mettere le proprie foto. Vicino a dove viviamo noi, nel comune di Borgonovo, Valtidone, Piacenza, c'è un hospice. Si chiama una casa per le cure palliative e tra poco ce ne sarà uno anche a Piacenza, in città. Le cure palliative e l'hospice sono realtà ancora poco conosciute. Per questo l'ART organizza eventi culturali, scientifici e artistici per far capire a tutte le persone cosa sono. Adesso è tutto più chiaro? Spero di sì. E mi auguro che questo viaggio nel mondo dell'ART, dell'hospice e delle cure palliative vi sia piaciuto. Ma prima di lasciare spazio allo spettacolo che state aspettando, lasciatemi dire ancora due parole. La malattia grave può colpire un adulto, ma anche un giovane e perfino i bambini. Per questo le cure palliative dedicano a loro un'attenzione speciale. Sono stati aperti anche hospice pediatrici per aiutarli meglio. In questa grande avventura per la lotta contro la sofferenza inutile della persona inguaribile, qualsiasi sia l'età, l'ART ce la mette tutta. Non aggiungo più altro e passo la parola ai protagonisti dello spettacolo Brevissima storia di una bambina e di una gatta che volevano vivere aggrappate alla luna. Buona visione.